Giunge la fine dell'anno, anche quest'anno, come del resto l'anno scorso, negli anni che ci hanno preceduto, il concerto di fine anno è un appuntamento atteso dalla città. Anche l'anno scorso, in assenza di risorse finanziarie, ci hanno pensato quell'attività svolta con i privati che ci ha consentito di onorare l'impegno con gli agrigentini e quindi con il nuovo anno che adesso invece ci lascia per fare posto al 2019. Credo che le festività natalizie hanno rappresentato per la città un importante momento di animazione, svolto, diciamocelo pure, grazie all'aiuto, il soccorso, come si dice, esterno fatto da che cosa? Fatto dalla Regione Siciliana, dall'assessorato al turismo. Il coinvolgimento dell'ente parco in quella logica di integrazione parco-città. La fondazione del Teatro Pirandello che è magna pars nella organizzazione di questo nostro fine anno con il concerto in piazza. Mi pare di poter dire che forse abbiamo avuto quasi un surplus alla fine rispetto a quella che era l'inizio, invocavamo le manifestazioni in piazza, ce ne sono state di tutti i gusti e per tutti i gusti. Dal teatro all'animazione dei cori natalizi, e procederemo fino all'1 di gennaio, dopo la fine del 31, con questo concerto di piazza, con un concerto al Teatro Pirandello, all'interno del Teatro Pirandello, che è il concerto di inizio d'anno, con un'importante orchestrale fatta da tante belle professionalità della provincia di Agrigento, ma anche da fuori provincia, che è un po' stato elevato all'orchestra oramai del Teatro Pirandello. Credo che in quell'attività di destagionalizzazione voluta, concepita dalla regione siciliana, Agrigento, che è frontiera di flusso turistico, in questo senso si sia presentata al meglio. A proposito dell'evento della notte di San Silvestro, è stata subito disposta un'ordinanza sindacale per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità. Già dal giorno 19 c'è stata un'attività svolta con la questura da parte del Comune di Agrigento perché sapete che le norme si sono molto evolute, si è passati dalla Gabrielli che già era molto stringente all'ultima circolare che anche questa detta norme molto precise in materia di sicurezza quando ci sono eventi pubblici di questo tenore che richiamano tanta gente e quindi il Comune si è fatto trovare pronto. Non lo organizzi dall'oggi al domani e questo, diciamo, era assolutamente utile che tutto avvenga, ci si possa divertire con il rispetto degli altri e soprattutto ci si diverte in sicurezza così come è accaduto negli altri anni. Sia l'occasione per vederci tutti quanti in piazza il 31 a brindare al nuovo anno, sperando che sia un anno che ci porti cose buone e limiti quantomeno, perché di cose meno buone ne accadono inevitabilmente, limiti quelle meno buone.